esperienza ci darà sicuramente un contributo importante e poi è spezzato, quindi è un plus valore. Poi abbiamo Nicolas Gianni, un leader, capitano della SPAL, due promozioni consecutive, un acquisto importantissimo per noi. Iraki Shekirazze, un'operazione che è stata fatta già da qualche mese, quindi è un ragazzo anche in prospettiva, per noi molto interessante. E Edoardo Soleri, un talento, un ragazzo giovane, anche lui molto ricercato, e siamo davvero contenti che siano qua con noi. Poi ne arriveranno altri, quindi proseguiremo le presentazioni e lascio la parola al direttore sportivo che ci racconterà magari un po' della situazione e tutto il lavoro eccellente che ha fatto fino adesso. Buongiorno a tutti, buongiorno. Beh, direi che parlando subito di Bassi abbiamo scelto un profilo che, come ha detto il Presidente, è nato nel territorio, questo veramente non basta per quello che è la nostra impronta sportiva. Sapete tutti che abbiamo dato un grande accento anche, tra l'altro, ai giocatori provenienti dal vivaio. Come ho detto in conferenza stampa di presentazione, la squadra sostanzialmente sarà formata da giocatori provenienti dal settore giovanile dello Spezia, che sta lavorando benissimo sotto gli occhi attenti di Claudio Vinazzani da qualche anno, sarà composta da giovani in prestito dei club di A e da esperti che dovranno creare l'ossatura tecnica della squadra. Davide Bassi fa parte di uno di questi giocatori. Tra l'altro abbiamo parlato ieri, ci siamo raccontati un po' di cose e lui sarà una garanzia per il reparto dei portieri, così come passando invece a Nicolas Gianni, che è un ragazzo che conosco da tanti anni, come ha detto il Presidente, parla anche il suo curriculum, visto che recentemente da capitano ha vinto dei campionati importanti, ma ha fatto una buonissima carriera e lui insieme a Terzi saranno i riferimenti del reparto di difesa. Shekirazze è un giocatore che conosco bene, che l'abbiamo osservato attentamente da avversario. Sono contento che sia con noi, ha caratteristiche un po' diverse dai molti giocatori che abbiamo nel reparto offensivo. Starà lui farsi vedere e poi insieme a lui valuteremo attentamente il futuro, visto che è un giocatore che fa parte del patrimonio Spezia. Su Edoardo Soleri lo seguo da un paio d'anni, è un ragazzo talentuoso. Credo che abbia dei numeri strepitosi nel campionato primavera, visto che si parla di 36 gol in 37 partite. Adesso è venuto per lui un momento determinante, un po' come il passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro, sempre un mondo abbastanza difficile per i nostri giovani. E direi che per Edoardo si affaccia subito una piazza bella tosta come lo Spezia e quindi, visti i rapporti eccezionali con la Roma, siamo ben contenti di averlo tra noi e farà parte del reparto offensivo che voi conoscete in modo preciso. Ribadisco che per gli altri giocatori con i quali abbiamo praticamente chiuso l'accordo, quindi Di Gennaro, Forte, Calabresi, mancano alcune formalità di rito e poi li presenteremo a breve. A Pontremoli probabilmente. Molto, molto probabilmente a Pontremoli. Sì, buongiorno a tutti. Non so cosa dire, qualcuno di voi mi conosce, ci conosciamo da un po' di tempo, visto che, come diceva prima il Presidente e il Direttore, sono nato qua e sono uno spezzino doc. E posso aggiungere solo che la chiamata dello Spezia è una cosa molto gradita per me. È un sogno nel cassetto che si avvera, perché comunque io seguo lo Spezia da quando sono bambino, è stata la prima squadra che sono andata a vedere allo stadio. E niente che aggiungere, sono a completa disposizione della squadra e della società e spero che quest'anno, partendo magari con un profilo basso, riusciamo a toglierci qualche soddisfazione.
Buongiorno a tutti. Niente, è un piacere essere arrivato finalmente. Quest'anno ho ricevuto subito l'interesse da parte del direttore, da parte della società, mi ha fatto molto piacere, per cui non ci è voluto molto a decidere di venire qui e non vedo l'ora di cominciare. E basta, cercheremo subito di creare un bel gruppo sin dall'inizio, che penso in questi anni di aver capito che la cosa più importante è creare subito un bel gruppo affiatato, unito, per cui questo sarà sicuramente il primo obiettivo dai prossimi giorni. E niente, vediamo allora di cominciare. Prego. Buongiorno a tutti, sono contento di essere qui. Voglio ringraziare la società per avermi dato possibilità di venire qui. Spero di fare questo ritiro bene e convincere mister e anche società. Non vedo l'ora di cominciare il ritiro. Parola più giovane. Ciao a tutti, buongiorno. Sono molto felice di essere qui. E per me è un passo in avanti per la mia carriera, perché fino adesso ho fatto solo settore giovanile, quindi spero di ripagare al meglio la fiducia di questa società, che ha dimostrato molto, perché prendermi dopo che esco da un settore giovanile non era da tutti, e quindi sono molto felice di essere qua. Grazie, direi di passare alle domande della stampa. Prego. Partirei da Davide. Chiaramente in questi anni qualche volta si è parlato, no, del tuo possibile arrivo, direi che però questa volta ci siamo, quindi soddisfazione credo anche da parte tua. Sì, sì, negli ultimi anni si è parlato tanto, alle volte senza fondamento. Forse l'anno scorso è stato l'anno dove più c'era stato un avvicinamento, e poi comunque lo Spezia era ben coperto nel ruolo di portiere, quindi non se ne è fatto nulla, e quest'anno siamo riusciti a fare questo contratto con la società che tifo sin da bambino, e sono felicissimo. Volevo fare appena una domanda a Nicolas rispetto anche a quello che è stato il campionato scorso, no? con la SPAL, eravate partiti praticamente, insomma, un po' con i fari spenti, un po' come stiamo partendo qua, sperando che magari questa volta si abbia un risultato diverso e si possa fare un campionato magari importante. Qual è stato, diciamo, il segreto della SPAL dell'anno scorso? Ma ripeto, è stato sicuramente formare subito un gran gruppo unito, poi mantenere sempre all'interno della squadra, che poi mantenere sempre della positività, serenità, anche magari in un inizio non siamo partiti benissimo, però penso che quello sia veramente un aspetto fondamentale che deve contagiare anche tutto l'ambiente, insomma, esterno, perché quando poi ci si ritrova tutti uniti diventa bella, e per cui quello, dai, ripeto, il gruppo, la serenità, la positività, l'entusiasmo sono delle cose fondamentali. Invece a Soleri vorrei sottolineare il fatto che, insomma, abbiamo visto i tuoi gol, è vero che sono gol in primavera, si dirà ci sono difese diverse e quant'altro, però ti abbiamo visto segnare un po' in tutti i modi, quindi non possiamo dire che tu non abbia qualità per far bene anche nelle categorie professionistiche. Sì, sono molto contento di essere qua. È vero che ho fatto tanti gol l'anno scorso, però quest'anno è un anno importante per me, dove cercherò di imparare il più possibile da giocatori d'esperienza. Io sono il più giovane, quindi cercherò di rubare un po' con gli occhi dai giocatori che comunque hanno fatto queste categorie da diversi anni, e poi piano piano integrarmi e cercare di fare più gol possibili, però per me viene prima la squadra e poi i gol. A Scecchirazzo invece più seconda che prima punta? Sì, sono un attaccante più rapido, veloce, mi piace correre, andare in profondità, queste sono le mie caratteristiche più, diciamo, più importanti. Poi più importante, diciamo così.
Volevo partire da Scechilate, te la devo fare la domanda, scusami, ma l'anno scorso sei stato tecnicamente l'unico giocatore del calcio italiano che ti sei messo in mutua. Se ci spieghi un attimo cosa è successo, perché ti porti dietro questo problemino, questa vicenda dell'ultima partita del play-out, che è un po' delicata, ecco, anche nel presentarti. Sì, no, semplicemente lì mi sono fatto male e non sono riuscito a giocare l'ultima partita. Poi, come io avevo fatto mia scelta di venire a Spezia, la società ha deciso di interpretare questa maniera qui, mi dispiace per questo. Però la verità è questo, ero fortunato, non potevo giocare l'ultima partita, mi è dispiaciuto per questo, è andata così. Semplicistica un po', però è lo stesso. Davide, tu hai avuto dei passaggi durante la carriera importanti, ecco, c'è stato anche quel piccolo periodo del provino al Manchester City, quindi hai avuto delle possibilità, sei sempre stato sulla rampa per fare la parata decisiva della carriera, casomai arriva dopo il salto, perché ci sono portieri anche oggi in Serie B, no? Che sono esplosi dopo, hanno avuto la loro affermazione nell'ultima parte teoricamente della carriera. Voi portieri li fate questi scherzi? Sì, ma dico la verità, non ho più magari le aspettative di ragazzino. Questo non vuol dire non essere ambiziosi, anzi, però magari guardare la vita con altri occhi e guardare la realtà in maniera diversa. E è chiaro che la mia età mi impone di pensare di riuscire ancora a fare qualcosa di buono, e spero che qualcosa di buono venga fatto con questa squadra. Gianni, se mi ricordo bene, anni fa, quando l'Inter era in compartecipazione dello Spezia, poi divenne proprietario, il tuo nome, eri un primavera praticamente, venne fuori per un paio di stagioni allo Spezia, cioè c'era stata la possibilità di arrivare qui almeno un paio di volte. Arrivi da maturo, cioè un giocatore, ha detto bene prima il presidente Chisoli, da leader. Secondo te, vedendolo dall'esterno, cos'è mancato l'anno scorso allo Spezia che avevate voi della SPAL per vincere un campionato, per assestarsi nelle zone alte da subito? Perché se guardavamo le due rose all'inizio dell'anno, forse la distanza di punti che si è generata alla fine sembrava molto più stretta, sembrava esserci meno luce, voi invece l'avete dilatata. Qual era il segreto della distanza? Beh, innanzitutto dell'Inter ormai è lontano ricordo, è passato qualche anno. Sì, probabilmente noi comunque come rosa, soprattutto all'inizio, non è che eravamo una di quelle più quotate per poi vincere il campionato. Come ho detto prima, noi siamo riusciti a trovare quella serenità all'interno della squadra e nel preparare la partita tutta la settimana in maniera molto spensierata, nonostante fossimo dopo in testa alla classifica. Quindi siamo riusciti a dare continuità dei risultati, soprattutto diciamo magari con quelle di prima fascia non abbiamo fatto grandi punti, però con tutte le altre siamo sempre riusciti a dare continuità e portare a casa i tre punti. Per cui penso che insomma quello, la continuità, ripeto, la trovare quella positività sempre anche nei momenti difficili, perché comunque durante la stagione capita nei momenti difficili, e soprattutto contagiare tutto anche l'ambiente esterno con questa positività e questo entusiasmo, alla fine è stata la chiave per noi. Perché probabilmente, anzi senza probabilmente, c'erano anche delle piazze, delle squadre che erano più attrezzate. Tu, se non sbaglio, puoi giocare sia da centrale che da a sinistra, diciamo, cioè l'hai fatto più volte. Sì, in questi anni sì. A Soleri una cosa rapidissima, ma gli orecchini e i piercing te li sei tolti per la conferenza o non li porti? Non li ho mai portati. Allora parti bene, complimenti. Ok. Una domanda, partiamo dallo Spezzino Bassi. Negli ultimi anni hai fatto un po' la chioccia a tanti altri compagni, diciamo, però insomma dubito che tu ti senta un numero 12 in questo momento. Con che prospettive vieni o cosa ti ha chiesto il club, insomma? Ma io sinceramente non mi sono mai sentito un numero 12, poi le decisioni le prende il campo e successivamente l'allenatore. È chiaro che poi ci sono anche delle scelte societarie
ci sono state anche delle scelte societarie che da giocatore ho dovuto rispettare, ma ripeto, sono a completa disposizione della squadra e della società e qualsiasi ruolo mi venga richiesto io cercherò di interpretarlo nel migliore dei modi. Ovviamente la speranza di tutti quanti credo sia sempre quella di giocare più partite possibile, però ripeto, se il ruolo che ti affidano è un ruolo importante, comunque va bene così, ecco. L'importante è il bene della squadra e dei risultati. Iracli, da quanto ti senti pronto per confrontarti con la Serie B? Insomma, hai vissuto in questi anni una maturazione a livello personale, non solo calcistico, insomma. Sì, io sono consapevole che sono qui a ritiro e c'è tutto da dimostrare. Farò tutto per questo e per convincere mister che per questa scelta, per darmi questa possibilità di fare parte di questa squadra fino alla fine. Poi sta a lui decidere, sta a lui a fare l'ultima parola. Io sono motivato e sono pronto per iniziare. Una domanda anche a Soleri, cosa temi di più dell'approccio? Tu hai già esordito tra i professionisti, quindi anche in contesti tra l'altro molto più importanti, però ovviamente quest'anno hai la responsabilità anche di uscire di casa. Cosa temi di più o qualche buon suggerimento che ti è arrivato magari da giocatori o amici che hanno esperienza? No, non temo nulla perché per me è tutto nuovo, quindi ho voglia di imparare. Poi ho parlato con Sadik e Nura, soprattutto con Sadik che ho un buon rapporto perché ci ho giocato tutto l'anno insieme, facevamo coppia, quindi avevamo un rapporto di amicizia. Mi ha consigliato di venire qua, che ha detto che la piazza era bella, che il centro sportivo era bellissimo, che qua si poteva lavorare e giocare bene, e quindi spero di levarmi più soddisfazioni possibili. Certo, so che dovrò meritarmi sul campo tutto, quindi mi devo solo rimboccare le maniche. So che partirò da più giovani, quindi magari è un po' più difficile, però sono pronto a tutto. Una domanda anche a Gianni a questo punto: come si è chiusa la tua esperienza alla spalla, insomma, anche questa cosa di averla portata da capitano e da leader fino alla soglia del paradiso e non aver ottenuto magari il rinnovo del contratto? Come l'hai vissuta? È una cosa che ti motiva o una cosa che ti ha dato, insomma, dispiacere? No, io ho dato tutto quello che avevo lì alla SPAL, per cui non ho nessun rimpianto e sono molto felice di quello che è stato il mio percorso. Quest'anno la società ha fatto delle le sue valutazioni e per cui bisogna semplicemente accettarle, però ripeto, mi porto dietro anni importanti, grande entusiasmo e sicuramente la voglia, la speranza di magari ripetere anche qui quello che è stato il mio percorso alla SPAL. Una domanda anche al direttore Andrissi a questo punto. Insomma, questa è diciamo, la metà del frutto del tuo lavoro di queste settimane. Si parla anche di cessioni, poi di fatto se ci puoi aggiornare su se ci sono delle trattative per sfoltire la rosa, che comunque è chiaramente numerosissima e quindi andrà ritagliata, per come dire, al momento, e se ci sono qualche affare che potrebbe andare in porto, insomma, prima di Pontremoli ovviamente, per arrivare con un gruppo, con un numero adeguato. Sì, ogni giorno è buono per eventuali uscite, stiamo lavorando per dei ragazzi giovani come Pagnini Crocchianti per delle soluzioni Lega Pro, così come per Ciurria e Cisotti. Daktovic ha un mercato più straniero, quindi vuol dire la stessa Croazia, la Polonia, la Francia, e io sento quasi quotidianamente chiaramente gli agenti un po' di tutti i giocatori, così come ho sentito l'agente di Signorelli. Per quanto riguarda i giocatori big, diciamo che su De Col il discorso Palermo si è un po' raffreddato. Per quanto riguarda, direi, Migliore, siamo fermi, e per quanto riguarda Piccolo l'interesse del Parma è reale. Credo di aver detto un pochino tutti a memoria. Scusa direttore, appunto, già che ci sei. Bene, hanno creato un casino con quel video. Io so che ci hai parlato ieri con il procuratore. Sì, no, allora ti ha detto che ho dimenticato Valentini, Alex, altro, quindi la ringrazio per avermi detto Valentini.
Alex Valentini, c'è una trattativa col Vicenza che si sta sviluppando, probabilmente si chiuderà oggi o al massimo domani, mentre invece per Valentini Nahuel con la gente, sento più la gente che mia moglie, quindi questo per farvi capire un pochino. Stando a quello che sappiamo noi, poi nel calcio gli imprevisti sono d'obbligo. Il ragazzo ama Spezia e vorrebbe restare. Certo, poi è chiaro che ha diverse richieste, così come anche, come ha detto il presidente Chisoli, tanti di questi ragazzi hanno avuto richieste e poi hanno deciso di venire qua. Siamo a buon punto, però non abbiamo ancora la firma, quindi aspettiamo nelle prossime ore, probabilmente stasera o domani al massimo, e valuteremo. La nostra offerta l'abbiamo fatta, abbiamo trovato un'intesa di massima. Se c'è da limare ancora qualcosa, ci risentiremo ancora con la gente. Guarda, questa è una domanda da fare. Sì, oggi fa le visite, sì. Oggi sono tutti presenti alle 15:30. Direttore, buongiorno. A proposito, avete parlato di nuovi giocatori, di giocatori che sono dello Spezia, l'amministratore delegato, quindi immagino presidente, sulla solita strada. Da Spezia chi è sotto contratto non se ne va gratis, non è più come anni fa, quindi chi vuole Granoce, Piccolo, Migliore, eccetera, deve venire con argomenti seri, non esatto. Con discorsi. Allora, ribadisco che Granoce non ho mai ricevuto una chiamata. Se eventualmente ci sono proposte economiche che mi verranno fatte, avviso immediatamente il presidente e l'amministratore delegato. Non ho mai ricevuto una chiamata per Granoce. Per noi è un giocatore importante, è uno di quei giocatori esperti di cui stiamo parlando per il telaio della squadra, e quindi lui rappresenterà il riferimento offensivo nostro. Ed è sotto contratto e, come ha detto già la società, dovrà rispettare il contratto. Per quanto riguarda Migliore, io è stato uno dei primi incontri che ho fatto insieme al giocatore e la gente, e ho detto che il ragazzo, se fosse venuta una richiesta in Serie A, lo avremmo contentato. Richieste in Serie A sono saltate tutte, quindi Migliore fa parte della nostra società. Per quanto riguarda Piccolo, l'interesse è reale, ed è un interesse che conoscete tutti, che è quello del Parma, e quindi stiamo valutando tutti i dettagli dell'operazione. Sciaudone invece? Sciaudone, ho già parlato col ragazzo e con la gente, fa parte del progetto, è un esperto del centrocampo, così come Terzi è un giocatore importante per la nostra difesa, dove abbiamo lui e Gianni che sono, diciamo, i giocatori più esperti e rappresentativi. Non c'è una paura dietro questa situazione di bruciare qualche giovane che sarà migliore l'anno scorso? Ma io credo che il campionato è talmente lungo, a 42 partite, che sinceramente dà spazio un po' a tutti. Nello stesso tempo conosco bene Fabio Gallo, e quando dico agli agenti o ai ragazzi che non guarda la carta d'identità, lo dico perché fa veramente così. È molto imprevedibile come allenatore, sto parlando chiaramente in forma positiva, imprevedibilità positiva. Io credo che, come ha detto Edoardo, i giovani devono farsi trovare pronti, lui l'ha già capito, e quindi toccherà loro dimostrare. Non guardiamo assolutamente la carta d'identità. Poi è chiaro che nell'idea della rosa, ne parlavo prima col presidente, il numero potrebbe essere di 25 unità, adesso più o meno, poi chiaramente poi bisogna vedere un po' il mercato, quindi 22 giocatori di movimento, 3 portieri, potrebbe essere così più o meno la rosa. Poi se non è 25, 26 o 24 faremo le debite valutazioni. Tra l'altro ieri si parlava ero a cena con Gianni e Piccolo, sono cose che si parla di calcio serenamente. Avevo apprezzato il turnover che aveva fatto il loro mister Semplici l'anno scorso, spesso e volentieri cambiava il centrocampo, cambiava gli interpreti, dava credo vitalità e linfa. Queste sono cose da valutare. Quindi ho un allenatore che guarda lo stato di forma, non guarda l'anagrafe. Credo che il turnover faccia bene a tutti, anche perché giocare con gli stessi 11 per più partite credo che possa dare dei risultati a breve termine, ma non a medio-lungo termine. Questa però è una mia opinione.